Ci siamo, penso. It's been a long while. Ricordi come si registrano i vlog? No! Ciao a tutti! Perché non mi preparo mai le cose da dire? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Questo vlog è particolarmente importante perché era da tanto che volevo farlo. Vi devo spiegare un paio di cose. Tipo, dove sono stato, cosa è successo, dove sono i video, perché c'è un maiale sul soffitto. Tante domande lecite. Partiamo in ordine. Questo vlog potrebbe durare un po', perché voglio spiegare bene cosa è successo e perché ci ho messo così tanto. Sono uno studente universitario. Questo implica la preparazione di esami. Generalmente gestisco abbastanza bene questo aspetto della mia vita. Si preparano X esami a sessione e si danno sperando di passarli tutti. La scorsa sessione, quella di ottobre-novembre, per me è stata un po' caotica perché dovevo dare gli ultimi 4 esami, 3 esami, vabbè. Ho dato 4 esami ora che ci penso tra ottobre e novembre, vabbè, era settembre. No, c'era anche settembre. Comunque, mettiamolo così, tra settembre e novembre dovevo dare gli ultimi 4 esami. È andato tutto liscio, tranne per uno. Il 4 ottobre, penso. Sì, era il 4 ottobre, era un lunedì. Ho dato un esame molto, molto importante, che però purtroppo non avevo passato. Non ho passato al tempo. Lì sul momento è stato un po' pesante, perché devo seguire una tabella di marcia estremamente stretta, che include passare tutti gli esami. Non so perché la sto dicendo così, in realtà ce l'ho fatta, ragazzi. Cioè, partiamo dal concetto che ce l'ho fatta, ok? Li ho passati tutti gli esami, tranquilli, yeah. Però lì sul momento non avevo questa certezza. E appunto, con la volontà di laurearmi a dicembre, mi serviva, mi stavo aggrappando praticamente a qualsiasi cosa fosse un minimo solido per poter effettivamente riuscirci. Ma lì con quell'esame mancato, tutto mi stava crollando addosso. E infatti dal 5 ottobre, che è stato praticamente il giorno dopo, le cose non sono andate proprio bene. Molti di voi sapranno, anzi ve ne sarete accorti praticamente, che la cadenza di video era ridotta, siamo scesi a 3, i video stavano diventando molto ripetitivi, le attività in generale legate al canale stavano diventando sempre più scarne oppure mancavano. E questo perché passavo effettivamente la maggior parte del tempo a studiare al giorno. Al tempo stavo preparando ancora 2 esami perché non era l'ultimo che dovevo dare. Ed è successo qualcosa che non succedeva da tanto tanto tempo. Come premessa, in generale cerco di vivere una vita abbastanza bilanciata. Ok, non mi piace più, una volta mi piaceva molto di più, ma non mi piace più tanto stare chiuso in casa a fare le stesse cose. Mi piace allenarmi, mi piace fare tante altre cose. E generalmente stare per tanto tempo a casa senza uno scopo, chiariamoci, senza uno scopo, non mi piace. Ma in quel periodo mi sembrava proprio questo. Praticamente mi sembrava di stare a casa a fare letteralmente niente se non studiare, e i giorni stavano diventando una routine unica, era tutto grigio. Praticamente mi svegliavo la mattina alle 7:30, iniziavo a studiare alle 9, staccavo a mezzogiorno, riprendevo alle 2, staccavo alle 6, mangiavo, cazzeggiavo un po', andavo a dormire, ripetete. Ok. Molte persone chiamerebbero questo un privilegio. Perché effettivamente poter studiare è un privilegio. E infatti non mi sto lamentando di questo. Cioè, la mia condizione rispetto a problemi molto più grandi era prima di tutto transitoria e secondariamente, appunto, rapportata a problemi più grandi, è un problema inesistente sostanzialmente. È come dire, non mi posso lamentare di questo quando dall'altra parte del mondo c'è un ragazzino o un ragazzo che nemmeno ha il diritto di studio o la possibilità di studiare, ok? Quindi, chiarito questo, permettetemi un attimo di raccontarvi com'era la cosa, non di lamentarmi, di
di com'era e quindi di raccontarvela. Sostanzialmente sono passate la prima e seconda settimana di ottobre, quando ancora avevo due esami da preparare, non c'era ancora ossessione, e poi vi dirò il motivo per cui ho detto ossessione. Quindi, insomma, la mattina studiavo una materia, il pomeriggio ne studiavo un'altra, quando potevo mi allenavo, ma già lì stavo smettendo di farlo perché mancava la motivazione, magari che ne so, la mattina o la sera. E andando avanti con le settimane, passando ottobre, sono riuscito effettivamente ad ottenere un fuoriappello per quell'esame che non avevo passato. Per questo devo ancora ringraziare il professore che dall'alto del cielo mi ha permesso di fare questo fuoriappello, così come ad altri ragazzi. Praticamente passano le settimane, studio, faccio un esame, l'ultimo di un esame che era diviso in due parti, una di laboratorio e una di teoria. La parte di laboratorio l'avevo già passata, mi mancava solo quella di teoria. Vado, lo passo, contento per 5 minuti, torno a casa, è tutta la stessa roba, quindi la contentezza dura ben poco. E da lì penso di aver toccato praticamente nel giro di qualche giorno. Forse 3-4 giorni penso di aver toccato il fondo, per i miei standard. Un fondo che non toccavo da tantissimo tempo, che è quello dell'essere demotivato, non avere certezze e non aver voglia di fare niente. Che è diverso dall'essere demotivato, ok? E questo era problematico, perché non sono riuscito più a produrre video. Ci ho provato una volta sotto l'influenza di tanta caffeina, ma è durata 40 minuti e non è andata bene sostanzialmente. Anche se sono riuscito a tirare fuori un video di Space Engineers, però fa niente, è un'altra storia quella. E insomma, non si stava facendo nulla. Ero qua, letteralmente dove sono adesso. No, aspettate, ve la devo spiegare. Qua seduto. La mia lavagna sulla sinistra, un quaderno sulla destra, un quaderno davanti a me, fogli sparsi, dimostrazioni di calcoli ovunque, era uno schifo. Però era l'unica cosa che riuscivo a fare al giorno. Per di più era la causa di tutto. Quello è stato il problema più grande, che ho preso quell'esame come ossessione, non tanto per la materia era estremamente interessante. Ma era la condizione, mi sono messo così tanta pressione addosso di dover passare l'esame perché sennò le cose non sarebbero andate bene, che mi svegliavo la mattina senza voglia di fare niente, ma mi alzavo dal letto perché dovevo studiare quel programma. E boy oh boy se l'ho studiato, perché già prima, nel giro di 16 giorni, avevo guardato tutte le lezioni di nuovo. Notate bene, 48 ore di lezione. 48 ore di lezione, di nuovo, a botte di 2 ore alla volta, ok? Ho riguardato tutti gli appunti, ho riscritto un intero set di appunti che poi non ho utilizzato, non era tanto per gli appunti, era proprio per il processo di scriverlo, di fare i calcoli. Questo, e poi una volta finito, ho riguardato tutti gli appunti e ho iniziato a fare tutte le dimostrazioni. Tutte. Cioè me li ricordo ancora, che penso sia effettivamente una buona cosa, cioè, questo qua è il processo effettivamente di... Ciao bella, dimmi. Ciao bella, dopo. Ciao ciao ciao. E questa è la ragione per cui ti mando i messaggi quando inizio a registrare. Stavo dicendo... Non me lo ricordo, devo guardare la registrazione. Enfasi su tutte le dimostrazioni. Che per un corso di 48 ore sono molte. Ok, adesso immaginatevi questo processo. Quindi quello di... Vabbè, lo studio l'ho fatto all'inizio, quello di guardare le lezioni, l'ho guardate un paio di volte e basta. Prima, nei 16 giorni prima del primo appello, e poi l'ho rifatto tutto. Ok, quindi rifare tutto lo studio, guardando le lezioni un colpo solo, ok? Poi rifare tutto il ripasso, quindi leggere dall'inizio alla fine gli appunti, poi di nuovo ripartire, rileggerlo, alla terza volta fare tutte le dimostrazioni, rileggere per vedere dov'è che manca. Penso di aver fatto tipo 4 volte la rilettura generale di tutti gli appunti. E
e 2-3 volte la dimostrazione di tutte le formule. Tutto questo per poi trovarmi a fare l'esame il 15 di novembre. Il 15 novembre è stata una giornata molto molto particolare perché ero sicuro di quello che avevo studiato. Ero molto sicuro. Grazie al cazzo, direi, avevo letto 5-6 volte praticamente tutte le stesse cose. C'erano ancora delle imperfezioni qua e là. Mi presento in università, faccio l'esame, lo passo e niente. Per giorni letteralmente avevo pensato di scoppiare a piangere dopo l'esame, come senso di liberazione, come senso di, non lo so, come se avessi compiuto la missione della vita. E invece niente. La notte avevo problemi a dormire perché mi venivano in mente dei dubbi e sei stanco, quindi non riesci a processare quello che stai pensando, che fai? Sono le 3 di notte, ti alzi, apri il libro e vai a vedere quell'equazione come finisce? No, non lo fai. Però allo stesso tempo il dubbio ti impedisce di dormire tranquillamente. Ci sono state notti in cui mi sono addormentato con l'ossessione di studiare il giorno dopo, e ci sono state invece delle mattine che non avevo voglia nemmeno di alzarmi dal letto. Perché sapevo cosa, alla fine nemmeno quello, non avevo per dire la certezza che non ero pronto, anzi, più ripassavo le cose, più mi veniva in mente, dicevo, ah sì, questo è così perché funziona in questo modo. Più avevo connessioni logiche in testa e più mi mettevo in dubbio. Pensavo che con il conseguimento di quell'esame e la chiusura effettivamente di tutto il mio iter accademico, mi sarei liberato di un peso enorme. In breve, non è così. Ho ancora quel peso addosso, ma penso sia principalmente perché adesso ho ancora 3 settimane per fare la tesi. Non lo so. Quello che non riesco a spiegarmi è come fossi così tanto ossessionato dal passare l'esame e nel momento in cui l'ho passato effettivamente era un giorno come tutti gli altri. Nulla di speciale. Tant'è che la mia ragazza si è anche arrabbiata per il fatto che non, da come me l'ha detta lei, se fossi in te in questo momento starei saltando sui muri. E lo capisco perché giorni prima ero così. Ma forse era l'importanza, quello che non volevo più avere addosso, no? Era. Non era tanto la consapevolezza dell'esame, di dover prendere un bel voto, ma il dover di nuovo subire tutto il processo mentale legato al preparare un esame. Ho preparato degli esami molto più complessi di fisica dello stato solido. Mi ricordo ancora la prima volta che ho dovuto preparare meccanica quantistica o struttura della materia. Avevo un'ansia addosso assurda, perché io vengo da un professionale, ok? Fino a qualche anno fa ero un cuoco, va bene? Con una preparazione di matematica da far ridere, sostanzialmente. Non tanto per la professoressa che ho avuto alle superiori, ma per via dell'indottrinamento delle superiori, ok? Sei in un professionale. Nessuno ti spiegherà mai i logaritmi o gli esponenziali. Erroraccio, aggiungerei, sistema scolastico italiano. E sono lì a sostenere un esame di meccanica quantistica, anzi, ancora prima a doverlo preparare. E sembrano 2 ere diverse. Sembrano proprio 2 ere diverse. Eppure quegli esami li ho passati, e anche bene, perché ho preso 28 di meccanica quantistica e 29 di struttura della materia. E le ho trovate delle materie estremamente belle, importanti. Eppure fisica dello stato solido mi ha colpito profondamente. Mi ha colpito così forte da avermi ributtato in una condizione che non avevo più, che non vivevo più da anni. Non mi sono allenato praticamente per 1 mese e mezzo, e questo si è visto sul mio fisico.
Non ho prodotto video per, cos'è stato, 3 settimane, penso. Le live erano sporadiche. Anzi, forse di più. Forse è anche di più che non esce un video. Mancavo di tutto. Mancavo di tutto. Però è passato. È passato. Mi sembra di dover dire qualcosa tipo di importante per coloro che magari sono in questa situazione o che ci saranno, ma fidatemi, non sono in nessuna posizione per poter dire qualcosa del genere. Posso dire quello che vi direbbe chiunque, tenete duro, ma no, non me la sento di dovervi dire qualcosa soltanto perché sono davanti alla webcam. Ci sono molte persone con più esperienza che vi possono dire altro. Non sarò io a ricoprire quel ruolo. Tutto questo discorso per dirvi che effettivamente ho finito tutti gli esami. Sto preparando la mia tesi di laurea. E torneremo con i video. Ritornerò con una programmazione ridotta, quindi sempre quella da 3 video a settimana, perché effettivamente la stesura della tesi è tanto impegnativa quanto la preparazione di un esame, quindi mi sta prendendo anche quella lì un po' più di tempo, ma lo sto facendo decisamente a cuor più leggero. Quindi torneranno le live con una solita programmazione di 2-3 a settimana, generalmente martedì, giovedì e sabato, e i video invece lunedì, mercoledì e venerdì. I soliti contenuti, quindi il bootcamp che ha ripreso da ormai settimane e voi avete visto un episodio, forse avete visto un episodio, ce n'è quattro in arrivo. La serie Survival di Space deve riprendere assolutamente, ho progettato un bordello di roba. Rimworld, Going Medieval, perché è stato aggiornato. Endzone, World Apart, che vi ho annunciato nello scorso vlog e nessuno ha ancora visto sul canale, neanche io l'ho aperto sostanzialmente. Però arriverà tutto. Giuro che arriverà tutto. Ok? Non vi preoccupate. Sto anche programmando di fare una, non più una 12 ore. Era partito con l'idea di fare una 12 ore per festeggiare questa situazione, ma voglio fare qualcosa di diverso. Vorrei fare una Sabaton, che è un concetto diverso di live. Partirò da una base di live di 6 ore, ok? Quindi comunque una live bella sostanziosa, in cui sarete voi a decidere la durata. Sostanzialmente per ogni sub, donazione con bit, la durata della live viene aumentata. Non so ancora bene adesso il rapporto tra donazione e minutaggio in più, ok? Sicuramente non sarà come quelle dei grandi nomi, perché quelle lì, quelle sono molto più difficile, soprattutto le persone sganciano molto di più per tenerle attive. E per me sarà un po' più easy, ok? Perché non siamo tanti e comunque vogliamo divertirci principalmente. Però stavo pensando ad una cosa del genere. Ancora, questo è giusto in via ufficiosa, ok? È tutto così, prendetelo con le pinze. Poi tutti i dettagli verranno dati su Discord per bene, mentre che lo organizzo. Però insomma c'è anche questo. Riprenderanno i video, spero di poter tornare alla normale routine. Ho anche ripreso ad allenarmi e vorrei dire che è stato piacevole, ma non è stato piacevole. Non è stato per niente piacevole. Fa male. Ok, penso di aver detto tutto in decisamente troppo tempo. Quindi adesso il me del futuro si divertirà ad editare questo vlog. Scusate per l'enorme lunghezza del video. E se siete arrivati fino alla fine, grazie mille per avermi seguito, per la comprensione. E nulla, ci vediamo con i prossimi video e le prossime live. Ciao a tutti!